Oggi in casa avevamo mai di pasta. Abbiamo iniziato a dire che io ero la più brava, Frank era più bravo o Giovanni era più bravo. Quindi abbiamo fatto la cosa migliore. Ci sfidiamo, quindi oggi io e Frank ci sfideremo a fare la pasta migliore. Abbiamo qui gli ingredienti. Io non so lui che cosa farà, però intanto posso spiegare io cosa farò. Farò una rivisitazione dell'arrabbiata, dell'assassina, scusate, con cose strane. Ma già vi dico che se arriviamo a 10.000 like sfiderò uno di voi. Poi vabbè, farò un'estrazione su Instagram, quindi mi raccomando seguitemi. E iniziamo. Io ho portato la ricetta di mia nonna. Poi ti faccio vedere. Io ho portato tua nonna. Ma vogliamo ricordare che abbiamo una piastra dietro? Facciamo finta che non esiste quella. Pur di non ripararla, abbiamo comprato una nuova. Cucinate una volta? No, abbiamo due fuochi apposta. Ah, così? Premetto, è un'assassina rivisitata. E quindi per favore, baresi, non me ne vogliate. Comunque inizio a mettere la mia bellissima padella con olio. Scusa. Dunque ricordiamo che io sono il giudice e Demi ha deciso di fare una delle mie paste preferite. Frank lo di quelle cose di più. Complimenti, Frank. Anche a me il tono non piace, ma questa, cioè almeno quella che faceva mia nonna, era buona. Poi vediamo. Il problema è che poi ora la fa Frank. Ma comunque sono dettagli. Io metto un po' d'olio dentro la mia bellissima pentola e poi ci metto uno spicchio d'aglio. Dov'è la roba in questa cucina? La devi cercare. Dov'è il frullatore? È lì. Prendo e lo taglio. No, quello non funziona. Cosa faccio? Che devi frullare? Ha solo ingredienti da frullare. Beh, potrebbe essere un problema. Fallo con la forchetta. Sì, esatto, frulla con la forchetta. Con questo si può fare? Non funziona. Se hai fatto tu, ma meglio con me. Lo sai benissimo che fine hanno fatto quei cosi. Vabbè, preparerò del parmigiano scaldato. E poi metto un po' di peperoncini. Ma io come faccio, veramente? Fa come faceva tua nonna, con la forchetta. No! Cosa devi frullare? Mia nonna c'aveva il bimbi. Beata lei. No, seriamente, come faccio? Guarda che qui nessuno sta scherzando, Zio. Non si può non frullare, è un frullato. Non si può non frullare un frullato. Ti direi di fare con le fruste. Ma come frulli con le fruste? Devo frullare anche il parmigiano duro. Ma, no! È un programma di cucina serio questo. Ma scusa, ma quando io ho detto devo frullare tutto, perché non me l'hai avvisato? Effettivamente, perché non l'hai avvisato? Questo è sabotaggio. Ma che cavolo, non mi hai detto devo frullare? Ho detto devo frullare tutto. Ma chi ci ha pensato che dovevi frullare il parmigiano? Tanto metto il concentrato dentro l'olio e questo l'aglio. Questo va. Madonna che odore qui. Allora, io scaldo un po' di latte. Scaldo un po' per la pasta e un po' perché vicino alla pasta si beve il latte. Che cazzo stai dicendo? Fidati di mia nonna. Comunque io qui sto soffriggendo il peperoncino, il concentrato e l'aglio. Sono troppo enorme per questa cucina. Perché non passo? Che colpa mia. Ma dov'è il coso per frullare questo? Non lo so. Questo è sabotaggio, veramente. Abbassa la fiamma. L'ho abbassata. Mi aiuti, ti prego. Un attimo, devo fare la mia ricetta. Divertiti, non so come cavolo si fa. Ma mi stai mettendo Ma che cavolo c'entro io? C'è del sugo nel latte. Mi è arrivato del sugo del latte. Oh Gesù santo. Ma non è vero, si dà ci toglio. Sono dei pezzi di. Ci sono dei pezzi di sugo dentro. Dove faccio vedere il. Magari qua dentro tipo? Nel bicchiere? Sì, vai nel bicchiere, madonna. Dove frullo tutto? C'è un porta mini pile. Lì! Oia Frank! Lì! Da qui io adesso andrò ad aggiungere il pomodoro. Latte. E poi un po' d'acqua. Comunque, amore, io non vorrei dire, ma quando Frank ha detto che era bravo a fare la pasta o a cucinare, mi sa che ti stava più a per culo, Sì, palese, ma quello lo ma si vede proprio dalla faccia mentre cucina. Ora mescoliamo dopo aver messo anche l'acqua. Io, ragazzi, sto andando così, cioè, non l'ho mai fatta l'assassina, però. Tu che non c'è uno sfidante, c'è un giullare là dietro, te lo dico. Che la metti a fare la linguetta se non si apre? Ora, un po' di sale e poi vado a pestare un po' di pasta. Ora non so quanta metto. Ma intuito, vai così, è un po' pochino. Mamma mia che casino, ragazzi. Adesso io vado a aumentare un pochino la mia fiamma. Però attento, mi concito. Comunque è Frank il disagio qua, sì, lo dico. Sì, e ora la vado a fare andare, fine. Faccio fare il percorso alla mia pasta. Forse devo mettere più acqua. Ma va? Io ci sono, ragazzi. Tu che stai facendo là? Io metto il tonno. Molto bene. Ma io poi vado a cuocere anche la salsiccia, perché io col fatto che deve essere rivisitata, ovviamente ci vado a fare la salsiccia. Adesso è a sensazione, cioè adesso è come farebbe la nonna. Assaggi ogni volta finché non ti piace. Preferisci più cremosa o più cremosa? Cremosa.
Anche perché non mi ha dato un'altra opzione. Molto buono, molto piccante devo dire. Adesso io però nel mio sugo, visto che è un po' così, ci metto un pochino più di sale, mi sembra giusto. E poi un altro pochino di concentrato. Io non ho mai visto un video così a caciara, veramente, mai visto. Cazzo, ma sei avantissima, io non ho ancora messo l'acqua a bollire. Come faccio? Cos'è che stai facendo in questo momento? Io sto andando avanti con la mia pasta. Io sto aggiungendo robe per farlo perfetto. Ricordiamo che nel momento che tu cazzeggi, lei sta anche preparando il pranzo per dopo, eh? Esatto. E io mi mangio la pasta e mi piace un botto. Perché pollo non lo vuoi? Mi rovina il sapore buono della pasta che Emily non ha fatto. Ma io veramente... No, fermo, grazie. Guardalo. L'odore è troppo forte. Balà, guardala qua. Piano piano questa si sta a fare, eh. Ora si deve solamente abbrustolire. Crema, tesoro. Ma Frank, dove hai questi occhiali che sono usciti a nulla? Senti. Io non sto facendo la pasta più virile del mondo, ma è molto buona. Intanto i miei occhiali di moschino anche no, grazie. Ma la colpa è tua che hai speso 300 euro per sti cosi comunque. Cioè questa la colpa è tua. Io questi li compro in spiaggia a marea di Camerota. Non capite nulla, zitti. Oh, ok, arriva il momento più difficile. Salare la pasta. Amore, ma la salsiccia quando la metto? La salsiccia devi mettere poco fa. La devo cuocere però. La vuoi cuocere a parte o la cuoci dentro? Io volevo... Oddio! No! Credo sia andata via la luce, ragazzi. Dici? Hai intuito. E qui non flash. Ok, eccoci. È andata via la luce, ragazzi. Adesso... Flash. No! Tutta tutta. Cosa facciamo? No, ragazzi! Ragazzi! Amore, dimmi. Tranquillo. Che cazzo fai? Mi hai fatto cagare addosso. Non so cagare da sotto, guarda. Amore, mi hai fatto veramente spaventare. Che è successo? Amore, è cascata questa sopra il fuoco, ti ho detto tutto. Ok, non è successo niente. Ho ripreso tutto. Sì, ho ripreso tutto. Ma che video sto facendo? Comunque ti ricordo che l'hai fatta cadere te testa di cazzo. Ma non è il nostro? È tutto il palazzo? Almeno abbiamo un video interessante. Oh, ce l'abbiamo fatta. Ok, luce ripartita. Tutto è ripartito. Adesso tolgo questa qua, che era diciamo la pasta, e metto a fare la salsiccia, perché sennò quella si cuoce. Salsiccia? Io faccio, cioè, dovrei fare quello. Senti, faccio questo. Posso lavorare? Sì. Sai perché non devi fidarti? Perché tutto questo faceva mia nonna. Il pane no. Cioè il pane l'ho detto mettiamolo. Grazie, che mi prendi qua tutto il grasso della salsiccia, eh. Che contorno sta la bomba, eh. Caliamo la pasta. Ma sei scemo! Basta. È pure una cosa facile da fare. Sai cosa non è facile invece? Sto cazzo sta... Vado subito, tempo record. 11 minuti. Qui intanto la mia salsiccia, raga, sta prendendo un colore che lasciamo perdere. Scusa, Frank, ma non mi serve più. Adesso change. Adesso lo mettiamo qui e questa la mettiamo qui. C'è una salsiccia nella mia pasta. Io non c'entro niente. E adesso la finiamo di cuocere e abbrustolire. Mamma mia. Mi ha messo una salsiccia nella pasta, mi sta sabotando. L'ha messa apposta. Non è vero. Qui andiamo. Qui sta andando a bomba. Wow! Adoro! Brutta ma buona. Guarda che ha fatto Emily. Ti vuole avvelenare, ricorda quando assaggio. Ma va, no, non è vero. Questo perché sei distratta a far pollo e non va mai abbandonata quella pasta. Ah, no. La mia è pronta, adesso andiamo all'impiattamento. Mamma mia, ragazzi, che casino. Ma l'hanno vomitata sta pasta. Ma stai zitto te. Guarda, Emily, un successo ha avuto in cucina. Il McFlurry. Non so come fanno di solito gli chef. Non con questa No, pizza. Non così, amore. Amore, qualcuno ti ha vomitato nel piatto. Dai, amore, ma io mi aspettavo il supporto da te. Che sta a fare? Oddio. Ora fa, guarda. La mia è pronta! Ma mi tocca pure aiutarmi. Fair play si chiama. Lo spirito di famiglia che supera la competitività. Ora Emi che butta l'acqua bollente sulle mani di Frank. Lo sport, ragazzi, lo sport. C'è, guarda, un'altra salsiccia trovata nella pasta. Vai, veloce, oh! C'è l'avversario sta aspettando. Metti in quella pentola lì così. Vai, fai come ti pare. Vediamo.
Tanto ormai hai fatto una ciofanata. Ma che pasta e maionese, frate. Madonna, veramente. Sta calmo, va. Questo è il classico errore, 3 kg di pasta, 2 grammi di condimento. Sta tranquillo, va, porta. Tu come sei messa? Io sto aspettando. Come impiatterebbe la nonna? Mia nonna avrebbe usato i piatti di plastica. Forse di carta. Forse un fazzoletto addirittura. Allora, zio mi metti così. Ma che cazzo vuol dire? Come impiatterebbe mia nonna? Mazza, tu non è ciccatosa, oh. Ok, se sta a fare una stronzata, ci sta il latte. Ci sta il ketchup, se vuoi. Allora, ecco il nostro giudice. Non c'è bisogno di presentarlo, amo, assaggia. Inizia con quello di Emily. Vai. Presenta il piatto. Questa è una assassina rivisitata con salsiccia. Un po' sciolto il pomodoro, pasta ben cotta, ci sta. Ti va bene perché so io, perché se assaggiate vedete la tua faccia. Vai, vai. Allora, a me piace, eh. Poi vi la faccio solo. Piccantissima. Io non dico niente. Dai, butta giù, butta giù. Ti chiedo il latte. Il caso è il bel latte. No, è vero, molto piccante. Molto? Cioè, a me piace. Qui che cosa... Questo è un... Madonna. È piccantissimo! Dov'è lo G1000? Questo è un pesto di tonno. No, questo è la scarpetta. Se tu mi stai presentando un piatto, non mi dici come cazzo devo mangiare un piatto. Dove avete... Ma perché questo piatto ti si intoppa? Ti si intoppa in gola? Sta a fa così, sta a fa il cattivo solo perché deve aiutare Emily. Non è vero. Posso assaggiare anch'io la tua? Ti riempie la bocca? Per questo che c'è l'altro. Avete presente la salsa tonnata? A me non piace la salsa tonnata. Neanche il vitello. Questo sta una merda? Fanculo, dai. Allora, c'è da dire che secondo me potevamo fare meglio entrambi. Allora, siamo sul livello talmente alto basso su tutte e due. Ma io non sapevo come si fa l'assassina. E lui non sapeva sicuramente cucinare in generale. No, ok. Guarda che sta a fare. È molto piccante la mia, però non è male, oh. Se ti piace piccante è molto buona. Cioè la mia oggettivamente è più buona rispetto alla sua. La pasta è cotta male, c'è troppa crema e resta buono. La tua pasta è cotta bene, si è asciugato un po' il pomodoro. È tanto tanto piccante. Senti proprio a naso free quando la mangi. Però il compenso è buona e anche la sua. Se io non vedo un vincitore, sono due pasti completamente differenti. Entrambe con un po' parecchio. Vediamo la prossima sfida. A 10.000 like. Esatto, se arriva a 10.000 like sfiderò un fan. Farò il contest su Instagram e tutto quanto. Vabbè raga, ci vediamo nel prossimo video e nel prossimo episodio. Ciao. E al prossimo salto di corrente.